Siamo molto contenti di essere qui anche quest'anno dopo il bel successo che ha riscontrato Norma. Quest'anno abbiamo pensato a un'opera più sanguigna, più di repertorio, anche più piccola, però abbiamo pensato a questo tipo di opera perché l'intenzione era quella di metterla in scena, quindi con l'azione scenica, cosa che l'anno scorso purtroppo è mancata, anche se è stata una grande soddisfazione. E quest'anno abbiamo un bellissimo cast sul palcoscenico, delle voci selezionate apposta per i ruoli, sono delle grandi voci e abbiamo anche soprattutto il tenore Walter Fraccaro che è qui per la prima volta a Reggio Calabria a interpretare Tonio e Canio, e ovviamente orchestra e coro hanno provato con grande professionalità come sempre. Mi preme di ringraziare la città metropolitana per questo impegno che ha nei confronti della lirica, in particolare l'assessore delegato alla cultura Filippo Quartuccio, tutto lo staff e anche il sindaco Versace per veramente questa non solo attenzione ma è voglia di riscatto culturale, perché questa città sicuramente lo merita. E abbiamo un percorso davanti molto importante, molte cose ancora da realizzare, molti progetti, e speriamo che questa città ne possa trarre i buoni frutti.